Bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul canale della Roma. Per chi non mi conoscesse, io sono Inza e sono uno dei tre player della S Roma Esports. E oggi sono qua con un video per farvi una review di Raja Nainggolan Tops. Innanzitutto ragazzi, complimentoni a Raja perché questa è la prima carta in assoluto della storia a raggiungere tutti i valori della carta di Ultimate Team superiore al 90. Quindi è una carta veramente allucinante, 94 di overall. Quindi complimentoni. Come vedete tutte le statistiche sono assurde, tutte, quasi tutte superiori al 90, anche in game. Controllo palla 98 ragazzi, 99 tiro da distanza, 99 potenza tiro, 99 passaggio corto, 98 contrasto piedi, 90 tiro al volo. È pure molto veloce come abbiamo visto nella pagina precedente. Allo stesso tempo non è basso come sapete Raja. Livello di intensità sia attacco che difesa sono alto alto. Peccato per le 3 di piede debole e le 3 di mossa abilità, ma come vedete in game non si notano per niente perché Raja Nainggolan ha una potenza fisica veramente allucinante, è molto agile subito dopo il dribbling, come avete visto qua, vedete la velocità con cui scatta, la velocità con cui si gira dopo la finta a rientrare e ha una finalizzazione veramente fantastica, infatti segna molto facilmente. Qua vedete la sua potenza nel far girare la palla che non lo sposta i due avversari dietro. Qua facciamo girare un po' palla, con Dzeko torniamo indietro, ridiamo palla a Esharawi che la passa a Nainggolan che si fa trovare come sempre in una posizione perfetta dopo un inserimento fantastico ed è facilissimo segnare con lui. Qua ovviamente facciamo notare anche la sua posizione, la sua marcatura, sempre pronto a recuperare il pallone, qua nessuno riesce a tenerla neanche in velocità, scarta molto facilmente gli avversari. E saltando l'ultimo uomo, come avete visto, ha segnato la sua tripletta di questa partita. Guardate qua con LB come riesco a saltare, semplicemente andando avanti e correndo e con LB dribblando l'avversario. Allo stesso tempo ho provato qua nella stessa partita a usarlo anche nella punizione che ha 99 potenza tiro, tirato a girare di punizione, bam, gol. Molto facilmente anche qui, quindi vi consiglio anche sulle punizioni, magari nelle punizioni dalla vicinanza non ha tantissimo effetto, però soprattutto nelle punizioni dalla distanza ha una notevole potenza di tiro che vi permette di fare dei tiri a giro o dei tiri di potenza in generale veramente ottimi. Come vedete ho praticamente bucato la porta con un tiro non difficilissimo. Qua facciamo girare un po' la palla con Esharawi, torniamo indietro, la passiamo a Nainggolan e come vedete ricalchiamo la sua finalizzazione che con un tiro di potenza imprendibile ragazzi, imprendibile, perché ho tirato semplicemente di potenza ma con 99 potenza tiro, guardate, guardate che tiro, cioè è imprendibile. Quindi veramente veramente una carta fantastica sul livello offensivo, come vedete si fa sempre trovare nella posizione giusta, guardate con che agilità si gira, salta l'uomo e tira, fa 6.000 giocate in un secondo e nonostante Dzeko fosse in mezzo riesce comunque con la sua fortezza e la sua capacità realizzativa a buttare dentro questo pallone, e quindi questo è veramente veramente fantastico. Allo stesso tempo guardate qua, finta, salto l'uomo, speed boost, continua avanti con la speed boost, speed boost, speed boost e non riesce a tenerlo nessuno ragazzi, perché guardate con che velocità, con che potenza non si fa spostare, tiro ed è gol, cioè in quanti secondi avrò fatto metà campo con Nainggolan ragazzi, ha velocità, ha potenza fisica, ha realizzazione e queste caratteristiche si fanno sentire in tutte le partite. È diventato il mio marcatore assoluto in queste partite in cui ho voluto fare una review su di lui, infatti mi sono focalizzato a giocare un po' su di lui. Guardate anche che potenza tiro anche se qua non è entrato il pallone, perché veramente le statistiche offensive sono fantastiche. Allo stesso tempo guardate come recupera palla facilmente con il fisico, riesce a non farsi spostare neanche per scherzo, guardate, guardate come sposta immobile facilmente. Qua passa la palla a Totti che purtroppo non la butta dentro, però guardate con che capacità riesce a far girare la palla molto facilmente, salta l'uomo. Qua Nainggolan passa la palla a, cioè molto facilmente riesce a saltare l'uomo, a girarsi, vede l'avversario, guardate con che efficacia passa il pallone, riesce sempre a tagliare nel punto giusto come vedete e allo stesso tempo non è molto difficile da utilizzare, basta veramente un paio di finte perché è veramente difficile da sostenere la potenza fisica di Nainggolan. E allo stesso tempo ho notato che ogni volta che perde palla il 90% delle volte o la recupera o si fa trovare nella posizione giusta per riprendere pallone, come vedete qua, guardate, l'ho persa 2-3 volte, ogni volta è sempre nella posizione giusta e non sbaglia mai veramente un passaggio. Anche qua vedete il passaggio non era dei migliori, ha tirato una spalla all'avversario e non si è fatto spostare. Anche qua finta, speed boost, salto l'uomo, passaggio, si inserisce molto bene, sfrutto l'inserimento, purtroppo qua non entra, però
vedete come taglia veramente bene Nainggolan. Guardate qua come si posiziona sempre bene, è proprio un trequartista ideale, oltre che un centrocampista, un mediano, può giocare in qualunque posizione. Guardate, guardate come taglia bene, si fa sempre trovare nel posto giusto. Qua una finta, passiamo la palla a Sharawi, lui stufo di Nainggolan, lo tira sotto e qua segniamo con il Sharawi dopo la respinta, il gol del 6-0. Qua ancora vediamo la capacità di controllo del pallone di Nainggolan e guardate che passaggio assurdo per il nostro compagno. Poi qua segniamo con il capitano Totti e chiudiamo, cioè chiudiamo, iniziamo a segnare anche quest'altra partita. Qua come sempre guardate il controllo del pallone di Nainggolan, ragazzi, facciamo girare sempre la palla. E poi volevo anche sottolineare la capacità di questo giocatore di essere imprevedibile anche quando lagga. Cioè ragazzi, questa è una partita che laggava come vedete in una maniera assurda, guardate, guardate, cioè è imprevedibile anche qua, salta ogni uomo, poi non so alla fine di questa azione come ha fatto a non darmi il calcio di rigore, perché come vedete, vabbè, me l'ha trascinato giù. Comunque ragazzi, questo video si chiude qua, spero vi sia piaciuto, vi consiglio enormemente di utilizzare Raja Nainggolan perché ha veramente delle statistiche fantastiche, se riuscite a comprarlo ve lo consiglio, ma anche le sue versioni non TOTS sono veramente fantastiche. Spero che questo video vi sia piaciuto, se volete vedere anche i miei video trovate il link in descrizione e qua sopra trovate il mio username nella barra qua sopra. Lasciate un like, iscrivetevi al canale della Roma e fateci sapere che video vorreste vedere con noi o con i giocatori nei prossimi video. Bella a tutti e forza Roma!